Con quale desiderio, con quale domanda arrivate a queste feste di luglio 2017? Io personalmente, come dire, ho pensato una novena, quindi un tempo di preparazione a queste feste, che possa aiutarci, ho usato un po' questa espressione, a ritrovare un po' un'anima, non tanto un bilancio di bene o male, quanto un mondo con un'anima, cioè con una passione, con un desiderio, con una fede anche, no? Con una fiducia. E io credo che sia in generale questa la grazia più grande da chiedere in questo momento. Poi certamente questo passa attraverso desideri, domande molto più personali, declinate dentro la famiglia, dentro le situazioni di ciascuno di noi. Però io sento che, come dire, c'è da ricostruire un po' un'anima personale di uomini, di donne, di un tessuto anche di convivenza dove si ha più voglia di pensare, di progettare, di crederci insieme e non soltanto individualmente. Questo è un po' il mio desiderio. Ecco. Sabato è una giornata molto intensa, soprattutto nelle prime ore. Si conclude la novena alle 5 a Montallegro, poi abbiamo ancora anche noi alle 7 al mattino la novena e poi alle 8 invece abbiamo la Madonna che viene messa sulla cassa, diciamo, con la corona e la benedizione del Vescovo e la messa. Quindi dalle 8 in poi c'è questo momento molto importante per la vita religiosa di Rapallo. Poi abbiamo le celebrazioni nostre normali, 10:30, e alle 18, sempre del 1° di luglio, la prima messa di Don Marco Vignolo, quindi questo ragazzo di Rapallo che è diventato sacerdote la settimana scorsa. Poi il 2 luglio, nella memoria dell'apparizione, alle 10 del mattino ci sarà il solenne pontificale concelebrato dai sacerdoti originari di Rapallo e presieduto dal Vescovo. È il giorno più importante della festa. L'invito è stato rinnovato ai sacerdoti di Rapallo e o nativi di venire il 3 anche. Se non possono il 2, di celebrare insieme il 3, che c'è un pontificale anche alle 10:30 con il Vescovo ausiliario di Genova. Spero possa trovare, ci darà certamente anche degli stimoli, ci aiuterà a pregare anche in maniera anche un po' attuale magari, ecco, questo evento. E poi la sera avremo la processione per le vie della nostra città, ecco.